noi abbiamo uno strumento in Internet AI che si chiama microlearning. Microlearning ci permette di prendere qualsiasi documento, quindi una procedura aziendale, in PDF o in formato Word, e usando Azure OpenAI, quindi modelli di AI generativa che stanno anche sotto a Copilot, sono esattamente gli stessi, noi possiamo trasformare in automatico quel documento in un contenuto formativo. Un contenuto formativo che è fatto di N lezioni. Il documento originale viene, diciamo, diviso in varie porzioni per avere una assimilazione migliore del documento. Viene assegnato all'utente questo corso e l'utente piano piano si fa le varie lezioni che hanno in formato appunto breve. E siccome è breve è più facile da ricordare. Ditemi chi legge ad oggi i documenti lunghi in azienda. Non li legge più nessuno. In questo modo l'azienda ha un'arma in più per far comprendere la procedura in una maniera più smart. Per cui il documento viene diviso in porzioni, poi su ogni porzione viene creata una lezione in vari formati. Abbiamo il formato testo breve, che di fatto è un summary della porzione originale del documento. Abbiamo il testo con i puntini, che ci mette in evidenza coi puntini quelli che sono le informazioni importanti della porzione del documento originale. Abbiamo poi il quiz interattivo. Il quiz interattivo mi permette di imparare qualcosa facendo un'azione. Quindi io provo a imparare, diciamo, questa informazione sulle registrazioni giornaliere, ok? Provo a dare quindi la mia risposta. Il sistema mi dice: no, guarda che la risposta giusta è questa, e mi dà il perché. La cosa incredibile è che tramite Azure OpenAI siamo riusciti a generare una domanda, la risposta giusta, tutte le risposte sbagliate ma nel contesto della domanda, e l'explanation, quindi il perché, a partire da la porzione originale del documento, che comunque la persona trova sempre qua dietro nel caso in cui vuole approfondire. Abbiamo poi la flashcard. La flashcard ci permette anche qua di imparare qualcosa facendo un'azione. Quindi ho una domanda, ho la risposta e poi l'explanation alla fine. E fin quando non vado alla fine non posso mettere come completata la lezione. Chiaramente poi, come ultimo punto, c'è anche la lezione audio, che può essere o un audio accompagnato al testo o anche lezione solo audio. Questo per dare, diciamo, un formato più user friendly, più semplice da capire ai nostri colleghi. In più, sempre nella stessa pillola, senza avere la licenza di Copilot, posso fare domande in modalità conversazionale sempre sul contenuto del documento. In questo caso il sistema mi risponde con la risposta in linguaggio naturale e anche qua con le referenze per dirmi da quale capitolo, no, del documento originale ha preso l'informazione. La pillola può essere assegnata, le persone possono tracciare il loro avanzamento, vengono inviate delle notifiche push una al giorno o con la cadenza che volete per ricordare alle persone di fare questa breve formazione, e così noi vediamo nei nostri clienti una crescita delle performance di comprensione dei documenti aziendali che è chiaramente incredibile.